Natale allo specchio, vediamo come sta andando da uno dei mercatini nuovi della città, quello di San Donato, un centro di sviluppo recente di Firenze. Quale di questi colori bisogna scegliere per essere sicuri? Sicuramente il verde, visto che c'è bisogno di molta speranza in questi giorni, a parte quello, ma il rosso natalizio è un bel colore e di augurio per le nuove feste che ci stanno aspettando. Ma lei il calo dei consumi l'ha sentito o l'ha esorcizzato qua con queste perle di gioia? Io cerco di esorcizzarlo tutti i giorni, combatto con l'avversità che purtroppo questa crisi impone un po' a tutti. Chiaramente il calo c'è stato, stringiamo i denti e cerchiamo di continuare ad andare avanti nel miglior modo possibile. La base è tutto olio di oliva e olio di cocco a uso alimentare e in più ci sono aggiunti vari oli essenziali, estratti erboristici. Le cose si vendono sempre bene? Mediamente, dipende un po' la persona se già conosce, è portata all'utilizzo di un prodotto naturale o meno, insomma, però diciamo di sì. E poi c'è anche chi è colto dall'impulso irrefrenabile del regalo Super Kitsch, ma giura, lo tengo per me. Lo tiene o lo regala qualcuno? Me lo tengo, mi sono autoregalata un gatto. Quindi regalo sotto l'albero lo scopino a forma di gatti. Però è... E poi è indice di buon umore, perché ogni volta che lo vede... Mi ricorderò di questo momento imbarazzante. E poi spunta anche il mercatino dei bambini della scuola pubblica. Vendono cose fatte da loro per comprare durante l'anno i materiali che la scuola non fornisce più per mancanza di fondi. Il mercatino per la scuola, perché sì, bisogna finanziare anche questa. Questa esatto, è una buona azione. Siamo qui facendo a turno fra le varie famiglie per trovare dei fondi per la scuola, per l'acquisto del materiale didattico, pennarelli o un po' quello che gli serve, perché insomma siamo un po' scarsini di fondi. Ma a questo punto ci serve tutto. Anche rotoli di carta, secondo me. Per ora ancora quelli ce li abbiamo, il comune ce li dà ancora, però mancano tante cose. Che cos'è questo? È un vasetto con il sale colorato a pennarelli. Sono tutti i lavori che avete fatto voi a scuola? Quasi tutti i giochi sono stati non sono stati fatti da noi, ma li hanno regalati per il mercatino. Sì, ce li hanno dati offerti per la scuola. Invece questi lavori sono stati fatti proprio dai bambini.